Inizio la preparazione realizzando la base. Utilizzerò 350 g di biscotti secchi al cacao, 110 g di burro fuso. Metto nel tritatutto i biscotti, trito finemente. Unisco il burro fuso, mischio bene il tutto. Fodero uno stampacerniera da 18 cm di diametro con la carta da forno. Verso 3/4 del composto, il restante mi servirà successivamente. Presso con il dorso del cucchiaio realizzo un guscio con il bordo bello alto, lascio riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparo la falcia. Utilizzerò 250 ml di panna da montare già zuccherata, 250 g di mascarpone, 70 g di zucchero a velo, 30 g di caffè solubile. Metto nella ciotola la panna e lo zucchero a velo. Lavoro per pochi minuti con le fruste elettriche. Aggiungo poco alla volta in più riprese il caffè solubile e il mascarpone. Amalgamo per bene il tutto. Ho ripreso il guscio, riempio con la falcia, livello per bene con la spatola in silicone. Ricopro la superficie con il composto di biscotti messi da parte in precedenza. Vi ricordo che non dovete essere fiscali e ricoprire per bene. Lascio riposare in frigo per 4 ore, meglio per tutta la notte. Trascorso il tempo necessario, rimuovo lo stampo e la carta da forno. Posiziono sul piatto da portata. Ricopro con il cacao in polvere. Mamma mia, che spettacolo! Wow, è troppo golosa questa torta fredda coppa del nonno. È facile da preparare, senza cottura, ma soprattutto senza colla di pesce. Potete tranquillamente lasciarla in frigorifero se preferite una falcia morbida, oppure metterla in freezer se volete gustarla come semifreddo. Un abbraccio, miei cari amici, un grazie enorme per la fiducia, per la stima, ma soprattutto per l'affetto che riponete in me. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!